Formaggi, salumi, frutta e verdura, i prodotti piacentini a chilometro zero sono tornati a popolare il cuore urbano della nostra città. Stamattina è ripartito infatti il mercato contadino nei chiostri del Duomo, con mascherine, gel disinfettante e misure di distanziamento sociale. Sicuramente ci vorrà un po' di tempo prima di riprendere, diciamo, il trend normale. Una quindicina agli operatori presenti, ai quali l'amministrazione comunale ha fornito kit di mascherine protettive. Una dimostrazione così di sensibilità che ha voluto interessare l'intero settore del commercio, in particolare il commercio di vicinato e i mercati alimentari, che sono quelli che sono rimasti aperti o che hanno aperto di recente. Gli agricoli ambulanti, raggruppati dalle associazioni di categoria Confagricoltura, Coldiretti e CIA, hanno così ripreso la propria attività dopo un lungo stop, riportando in piazza con orgoglio i sapori del nostro territorio. Questo è un prodotto che facciamo come ricostituente per chi è debole, carente di forze, e è composto di miele, pappa reale, polline e propoli. Si tratta di un formaggio tipico piacentino che veniva prodotto nell'Alta Valnure, Alta Valtrebbia, e con le vacche ovviamente al pascolo come c'era negli anni 60-70. Noi produciamo questa toma sempre con le stesse procedure. Si tratta di latte vaccino di mia produzione. Noi siamo a 900 metri sull'Alta Valtrebbia ed è un prodotto totalmente nostrano. Ecco, guarda, è fatto di latte fatto di erba. Non di porcherie, non di schifezze, guardi.